meglio, Ines, io ormai non so più che consigli darvi, ma per una coppia, vi rammento il consiglio della settimana scorsa, per una coppia è importante fare delle cose insieme. Ad esempio, vi ho consigliato di organizzare un viaggetto insieme, no? L'avete fatto? Sì, ho fatto io, se no ho organizzato. Andrete in viaggio, che bello, dove andate? Andiamo via 4 giorni nei Marche, praticamente andiamo via con una gita organizzata, niente di che la cosa del paese, la cazza pelotta che abbiamo organizzato. Cazza pelotta, in italiano. 4 giorni nei Marche. Bellissimo. Sono felice per voi, una bella destinazione. Grazie. Molto bene. Avete iniziato, però è importante che iniziate a fare queste cose, non solo il viaggio, ma anche le piccole cose preparatorie al viaggio. Ad esempio, la valigia. Fatela insieme, no? Uno magari sceglie le cose, l'altra le sistema. No, dottore, che non partimmo già invelenandoci prima di partire. Testa a fare la valigia, mi metto questo qua. Ma per quale motivo? Per quale motivo? Ma qual è il motivo? Questa qua vi via con 7 valigie per andare via 4 giorni, mica un zainetto in spalla. E ora, lei capisce in dove che abbiamo il terreno comune di dialogo. 7 forse sono tante. Forse sono tante. 4 giorni. Vabbè, ognuno si prepari la sua valigia, va bene. Non penso neanche, sono contenta che andiamo nei Marche, che tutto il programma organizzato. Ragione. Bello, sono contento. Cosa farete in questi 4 giorni? Tutto andiamo a vedere, tutti i giorni qua a guida, a parte la seconda mattina invece che è libera. Seconda mattinata libera. Potrei anche sprecarsi, ho 4 giorni che stiamo via, te me assi a seconda mattina già libera, non capisco cosa che serve, potremmo andare a vedere una chiesa, non so mi. Non capisco cosa che serve a seconda mattina libera, cosa servirà? Seconda mattina libera che serve ai moglieri, che serve per andare a fare shopping e cercare negozi dei calcetti, dei mudane, dei canottiere, a comprare qualcosa per chi ebeti dei marini, no? Che io rivien via solo con un zainetto da spaia e dopo la prima serie si fa ad oggi e viene fuori nudi e nadi col sugaman dell'albergo intorno che in casa in tensione di Ciavarga e dice: non venite a vestirmi? Ma forse che ti segno via solo con un zainetto da spaia insieme mio, ma forse che non ti niente a vestire? E ora seconda mattina i femmine va in giro a croppare la roba che insieme mio dei marini che non ha niente a mettersi, perché che tocca andare a femmina, perché sennò io cosa vado in giro per le Marche in pigiama, vado in giro? No, perché non ha neanche qui o non ha! E ora se domandiamo cosa che serve 7 valigie e 7 mase voda se porta via preventivamente per impinirle con tutta che roba che ho dovuto comprare che l'ebete in mio marito, che se che il giorno del matrimonio invece di maritarmi stavo a casa gli era meglio. Dottore, la terapia sta cominciando a dare i suoi frutti, i nostri però già diventano marsi.